6:30. Svolge al meglio il suo compito. L'avversario non lo impensierisce più di tanto, ma si fa trovare pronto in una serie di occasioni. Esce al momento giusto, confermando la buona prestazione contro la Roma. Motta 6:30, difende bene e sa proporsi, buone le doti tecniche, prematuro dare un giudizio oggi, ma come inizio non c'è male. Le Grottaglie 6:30, tiene bene la posizione e anticipa sempre l'avversario, un errore lasciar colpire Palacio di testa indisturbato, ma a parte questo è grande il contributo in termini di esperienza. Spolli 6:30, sempre presente e pronto a bloccare i pericoli in area, ci mette la giusta grinta regalando sicurezza ad una difesa in forte emergenza a causa di infortuni e squalifiche. Marchese 6:30, controlla bene e spinge all'occorrenza, tiene la posizione senza sbavature. Izco 6:30, il suo contributo è sempre di sostanza, qualche imprecisione quella andrebbe evitata, ma in fase di interdizione è sempre all'altezza della situazione e il suo rendimento è costante nel tempo. Lodi 7, un voto che vuole premiare la sesta rete stagionale e il cross per il raddoppio di Barrientos, niente male per uno che di professione non fa l'attaccante. Almiron 6:30, il suo velo in occasione del terzo gol merita certamente un applauso, partita dopo partita sempre più padrone del campo. Gomez 6, se non fosse stato per un paio di palle clamorosamente sprecate, si potrebbe dire di averlo ritrovato, torna a correre lì sulla fascia, si procura il rigore dell'iniziale vantaggio, in netta crescita. Berghessio 7, come per Lodi il voto vuole premiare la freddezza in occasione della quarta rete e l'assist al bacio per Barrientos, peccato per un primo tempo piuttosto in ombra e per quella parata di Frey sul finale che gli nega la gioia della doppietta. Barrientos 8, ci prova e riprova e finalmente ci riesce, si divora un gol già fatto ma nella ripresa si riscatta ampiamente, una doppietta da standing ovation che mette la partita tutta in discesa. Montella 7:30, sa motivare a dovere la squadra a cui aveva chiesto la stessa intensità dei 25 minuti contro la Roma. Il 4-3-3 era l'unico modulo compatibile con i giocatori a disposizione, bravo a riconfermare Kosicki, il Catania torna finalmente a volare. Antonio, perché ridi? No, rido. Le pagelle perché... che devono fare ridere sono rido, le altre. Rido perché mi aspettavo delle pagelle di parte, conoscendo che... diciamo, la tua fede rossa-azzurra. E ci ho visto veramente un equilibrio nei giudizi che non mi aspettavo. Ah, e l'unico voto, ridevamo qui con Luigi, Gomez veramente mi è sembrato a questo punto Gomez, Gomez l'hanno detto tutti è stato uno dei migliori in campo, che per due mesi gli ho dato 4:30. Allora l'hai fatto apposta per sì, diciamo sì. Mettere un po' di sale nella trasmissione e fare un po' di polemica. È vero. Va bene, facciamo così. Si allora si può dare 6 a Gomez, no? Comunque voi continuate a chiamarlo un 4-3-3 quello del... E invece che modulo è? Secondo me 4-3-3 è quando Barrientos ti va a giocare sulla fascia laterale, ma Barrientos gioca costantemente a centrocampo, parte da lontano, centrale, per cui non è proprio un 4-3-3. Il 4-3-3 quello classico lo fa Zeman, da sempre. Questo non è proprio un 4-3-3. E allora? No, così. Va bene, era una precisazione questa. Andiamo a sentire adesso le... Ha detto una cosa intelligente. No, andiamo a sentire le pagelle dei cugini, perché ci siamo persi in chiacchiere, quindi adesso il tempo stringe, non possiamo perdere altro tempo. Andiamo a sentire e poi facciamo un commento comprensivo, sia delle mie che di queste. Sentiamo. Catania in Serie A, su tutti i catanesi va a sognare, siamo tutti cuttia e su semo vettia. Kosicki, 7, ma loro puttere l'avemo, certo fece una scelta che acchiappava una moschetta andalaria, però a me la fanno puttere l'aria, spatti ci vice l'assist più beggessio, avemo sputteris.
Motta, sei e mezzo. Abituato a chiamare di sana dopo Denzi a Varez, mi passa i cabrini. Non sbagliamo anche un passaggio, in difesa te ne buono, fosse la fossa acciuamo un dezzino buono. Le grottaglie, sei e mezzo. Partita intelligente, io calco i ciccani, ma no Angelo Peria. I ciccani erano Sculle, Palacio e Jankovic. Chi di Genova parevano tanti pecori, e io con coppoli, ci lo aveva palla. Pastore, Spolli, sei e mezzo. Dal secondo tempo si fece un'azione che pareva Lucio, solo che si imbrugli a capare, a ciuppi che cascandera. Quando andò Genova a Cesio Zue Doato, ci spiavo ci avevano avuto la via plebiscito. Cavaddo! Marchese, sei e mezzo. Stessi tutta partita con Cinciato, e era così con Cinciato che a fine primo tempo si appappigliare, no, che po' mal di testa. Ci aveva passato, però quando visti ci sarasciamo andò solato, ci vinno freddo e ci acchianava Frevi. Campana riviccio. Lodi, sette. Ugene è femmo e Iddo endo, so. Signa su calcio di rigore, abbia punizione pericolosa o Cencio e la palla furia che embia e sciri. Se sto gol è capocannoniere la squaccia. Ammoccamo, va. Ammiron, sette e mezzo. Non sbaglia un passaggio. Abbia Cristiani intera senza fallo. Sbenda tutto Cencio Cambolo Genoa. Fici in velo più bariendo, scacciarisse te, signa. E chi è Meli? Iessego, sette. Cure come l'assassino tutta partita, in dopo terzo gol fece il lancio di Cencio Cambore esterno in profondità, con Zariove, sto Gomez. Ci fu uno Cristiano che ci addizzano i canni, cu casca undera, così lo cae il numero 8, Cristiano che ha l'occhiale, a due ci compariva la Maronna, uno si fece parino, cose, cose, camanga Nicolosi. Papu Gomez, 8. Dei primi 20 minuti pareva un doppetto, non si poteva tenere. Si procura un rigore e se otto azioni pericolose, fa morire a Jankovic, bis e mesto, c'è se non de spogliatoio che ancora ci furiava la testa. Oh pigliolo! Bariendo sotto e mezzo, c'ho Pufotti, sbenda 1-1 tutti i giocatori del Genoa, c'ha bruciato quando affrei, si ammucca un gol clamoroso e poi ne fa due. Io ve l'avevo detto che successe Van Fomma a Divitteomo. Sbendamentos! Beggessio 8, cura, via pugna, signa e fanasta, fine partita, sciama se c'è via, piso motto ringoldo e sa difetta, sciama, toro, viaggianti, 6, 25 minuti e pari copigliarese, ricchioti, senza voto, idei auto mecce in su chi frutta, gioca 10 minuti, in pratica non si viste, va, sciama, 5 e mezzo, a parte che fa solo confusione, ma poi chi si è scattiato che da bene non guarda Beggessio? Meno male che chi è fatto rifero, perché su era su anzo, chi si rompeva magari l'ugna reperi. Sì, pericoloso! Mondella, sette e mezzo, partita perfetta. Certo, con Granguista e Calazze vincevamo magari con Disidore e Pannetteri. Vincenzo, vedi che qua c'è Cicci, giochiamo meglio. I primi 20 minuti ne mangiamo. Marino non ci capivo niente, continuavamo a raccustica, ne stiamo a divertendo.